Triestina-Ravenna 3-0, le consuete pagelle di Matteo Fermelia, vediamo come sono andati gli alabardati oggi. Buonasera Massimo, buonasera a tutti, come hai detto tu 3-0 per la Triestina in casa, la seconda partita contro il Ravenna, vanno a segno rispettivamente Bracaletti e poi Beccaro nel primo tempo, chiude i conti e Bracaletti di nuovo su calcio di rigore nella ripresa con espulsione tra l'altro del centrale ospite. Velocemente i voti, per quanto riguarda ovviamente Valentini, voto 6, praticamente mai impegnato, per non dare un senza voto, però importante comunque un paio di uscite, sicurezza dopo l'infortunio della partita scorsa. In difesa io ho segnato 6,5 per il nostro terzino sinistro, il nostro Sabatino, che non aveva facile il compito contro una Coriaccio, giocatore come Nocciolini. I due centrali, Lambrughi e Balomo, 6,5 entrambi, anche se Lambrughi ha avuto una defezione nel primo tempo, poteva costare cara. Di Butti invece voto 7, buona prestazione la sua, tutte e due le azioni dei primi due gol sono nati da un suo spunto offensivo e dietro, tutto sommato, a parte i primi minuti, soffre poco, quindi un grosso passo in avanti da parte del nostro giovane terzino destro. In mezzo Coletti 6,5, buona prestazione, meno palloni orizzontali, più in verticale, anche perché ben supportato da Maracchi, 6,5 anche lui, molto di sostanza soprattutto nella ripresa, e Beccaro che segna il suo secondo gol consecutivo in casa, chiude o quasi la partita, voto 7 per lui. Davanti abbiamo Bracaletti in versione trequartista, vista anche la disponibilità di Granocce, 7,5, migliore in campo, 2 gol, 1 su rigore, ma comunque un'ottima prestazione nel nucleo del gioco della Triestina. E davanti poi abbiamo Procaccio che si porta a casa un 7 pur non segnando, perché propizia entrambe le reti ed è molto vivo nella fase offensiva, quindi un'ottima alternativa davanti per mister Pavanel. Mensah porta a casa anche lui un 6,5 perché si procura il rigore, perché comunque quando viene chiamato in causa mette sempre sul chivalrare la difesa avversaria. E poi abbiamo i subentrati, abbiamo Petrella che porta a casa una sufficienza anche se entra partita quasi chiusa, e poi da segnalare interessante la doppia entrata di De Panfilis e Steffè, due giovani triestini a cui diamo un 6,5 di stima, e poi anche interessante il debutto di Bodis, che ovviamente però non gioca abbastanza da portarsi a casa una vera prestazione da valutare, e Bariti che entra negli ultimi minuti. E infine per il mister Pavanel voto 7, convinto, il risultato è rotondo, ha sofferto un po', lo ha detto anche lui stesso, per come aveva impostato la partita, forse anche interpretata troppo difensivamente, troppo pigramente da parte dei suoi all'inizio, ma poi effettivamente mette le cose a posto e la squadra sembra, almeno in casa, girare come deve. Quindi voto alto per lui, voto alto per tutta la Triestina.